In città di Vigevano ottiene la prima vittoria in campionato nel turno infrasettimanale di eccellenza contro San Colombano in una partita ricca di emozioni dove i biancoazzurri hanno meritato anche più di quanto non dica il risultato finale di 2-1. Raimonde Trabace, gli autori dei due gol, protagonisti assoluti. È proprio il numero 9 a mettersi subito in luce sul lancio di Lago Nigro, ma sul suo cross non c'è nessuno. Al sesto, punizioni di Damiani in aria, non ci arrivano né Anelli né Trabace. Al dodicesimo, splendida discesa di Pelli, palla a Raimondo che salta un avversario e poi scaglia un tiro che si stampa alla base del palo sulla destra di Valsecchi. In San Colombano si fa vedere al quarto d'ora con un tiro di Milani parato in due tempi da Campironi, poi al diciottesimo è Ioance a scendere sulla destra sul suo cross e attento Radaelli. Ancora Bano al ventitreesimo con Fumasoli dalla sinistra, tiro cross che non impensierisce la difesa ducale. Al venticinquesimo il vantaggio vigevanese, Raimondi subisce fallo ai 20 metri e lui stesso a tirare la punizione che si insacca magistralmente a mezza altezza a fil di palo, 1-0 città di Vigevano. Due minuti dopo la squadra di Pisani ci riprova, ma Raimondi viene contrastato al momento di raccogliere il traversone di Trabace. Alla mezz'ora, nuova discesa di Ionace. Sul suo cross, Fumasoli chiede il rigore per presunto fallo di Radaelli, l'arbitro lascia correre. Subito dopo Lago Nigro va via bene sulla destra, Raimondi è appostato, ma la difesa rosso-blu libera. Al 34esimo arriva la frittata di Campironi, che sbaglia clamorosamente una rimessa dal fondo, servendo il centravanti ospite piccolo. Bossi si arrangia come può, ma è rigore. L'arbitro, grazie a difensore vigevanese, limitandosi all'ammonizione. È lo stesso Piccolo a incaricarsi della trasformazione, tiro potente sotto la traversa, pareggio Bano. In città di Vigevano reagisce subito, Raimondo converge da sinistra ma il tiro è debole. Poi al 42esimo nuovo vantaggio, dopo un'azione insistita e Bossi a mettere in mezzo, Trabace tocca appena il portiere difensore preso in controtempo, vedono la palla carambolare in rete. Il primo tempo si chiude con il città di Vigevano avanti 2-1. Meno emozioni nella ripresa con il San Colombano che ci prova subito con una punizione di Milani sulla quale Piccolo colpisce di testa alto. Al 17esimo il Bano batte in fretta una punizione al limite dell'area, Albertini si libera e cade dopo un doppio contrasto, l'arbitro fa proseguire. Insistono gli ospiti, dopo due minuti la difesa vigevanese libera con affanno una mischia scaturita da calcio d'angolo. E però la squadra di Pisani a mangiarsi le mani al 27esimo quando su una punizione di Trabace Raimondo centra la traversa, secondo legno per lui in questa partita. Il San Colombano prende campo ma non riesce a pungere, il tiro di Cipelletti ben controllato da Campironi è l'unico episodio degno di nota dell'ultimo quarto d'ora. In città di Vigevano vince e si porta fuori dalla zona play-out. Sicuramente abbiamo fatto una buonissima partita, rispetto al fine gros siamo riusciti anche a fare una buona partita nei 90 minuti, abbiamo preso due o tre pali, abbiamo creato diverse occasioni, perciò penso sia e credo una vittoria meritata. Si può dire che abbiamo fatto quasi tutto noi, sia i due gol sia il gol loro, ma secondo me dopo le prime tre partite e la sconfitta col Fenegro oggi ci mancava quel coraggio che dovevamo mettere, i ragazzi erano un po' titubanti per l'ansia di vincere.